Nella chiesa alla fine i conti tornano. Il vescovo di Chioggia ha guidato un pellegrinaggio del presbiterio della sua diocesi a Bologna sulle orme di Don Olinto Marella, che divenne prete di quella chiesa veneta e alla quale fu sempre incardinato. Come noto, Marella dovette lasciare la sua terra a causa di una grave sanzione canonica che lo aveva colpito per colpa di sospetti che gravavano su di lui di eresia modernista. Fu questo il motivo che alla fine lo portò a Bologna, dove, grazie all'interessamento del cardinale Nasal di Rocca, venne reintegrato nel ministero sacerdotale. La giornata di incontro dei preti clodiensi con il loro confratello si è aperta nella città dei ragazzi, a San Lazzaro, dove hanno avuto un momento di riflessione e di condivisione sulla figura del beato e dove hanno concelebrato l'Eucaristia nella cripta che custodisce le sue reliquie. E beh, è un nostro prete. È vero che lo abbiamo in parte cacciato via, però insomma, dai, un po' di riconciliazione alla sua memoria e anche per imparare noi un po' del suo esempio. Attorno al corpo di Padre Marella erano raccolti il suo vescovo attuale della sua diocesi, della quale lui è sempre rimasto presbitero, è stato sempre rimasto sempre incardinato nella diocesi di Pellestrina. E la maggior parte dei preti della sua diocesi, tuttora membri del presbiterio, ed è stata come una prima celebrazione eucaristica in sua memoria, in attesa di festeggiare poi il prossimo 6 settembre la prima memoria liturgica, ecco, di Padre Marella. Questa ricomposizione attorno a lui del suo presbiterio con il suo vescovo, eccetera, è stato un grande segno di pace e, come diceva il vescovo alla fine della messa, la prova che nella chiesa alla fine i conti tornano, considerando anche tutte le traversie che hanno caratterizzato la vita di Padre Marella. Loro ci hanno consegnato Don Olinto Marella, adesso sono venuti a incontrare il beato Marella e con tutto quel accrescimento che c'è stato nella sua vita per la collaborazione con la grazia di Dio che lui ha costantemente esercitato fino appunto alla pienezza della santità. L'incontro di Don Marella con il suo vescovo attuale e con i suoi confratelli nel presbiterato mostra tutta l'attualità della sua testimonianza di fede e di carità. È l'esempio primo di essere stato fedele alla Chiesa anche quando la Chiesa gli ha fatto vivere momenti difficili, fino addirittura, fino quasi, no, a doversi allontanare per poter vivere, partecipare all'Eucaristia. Poi la sua grande passione per l'uomo, espressa soprattutto nell'educazione prima dei ragazzi, ma non soltanto nei ragazzi nella chiesa, all'oratorio, ma poi imparando qui a Bologna dei ragazzi in qualsiasi situazione di bisogno per trovare in un momento difficile, qual era il momento anche tra le due guerre e poi anche dopo, di assicurare un impiego, una cura, anche un aiuto nei bisogni nei materiali immediati, ma soprattutto poi con quell'impegno di dare un futuro a questi ragazzi. Sua intelligenza e il suo livello culturale molto alto e allo stesso tempo la sua umiltà, quindi questo binomio, una persona che da una parte coglie le cose grandi, anche oltre all'intelligenza, anche la sua sapienza, le cose grandi e importanti per l'uomo del suo tempo e che sa vivere nella sua vita, ecco, questa intelligenza, questa sua conoscenza dentro una sapienza che si rende carità e quindi aiuto al povero e umiltà, no? E l'umiltà come una chiave di lettura proprio del suo operare, sempre obbediente alla Chiesa, ma allo stesso tempo anche obbediente alla realtà che gli veniva incontro. La giornata di pellegrinaggio ha portato i sacerdoti di Chioggia a visitare in anteprima il museo allestito nell'edificio tra Via Piana e Via della Fiera, nell'immediato dopoguerra zona di baraccati e di miseria, in un ex locale della Nettezza Urbana dove Marella aveva stabilito un centro di preghiera e di carità, per poi concludersi nei luoghi del Quadrilatero dove con il suo cappello Don Olinto sostava spesso a chiedere l'elemosina, preoccupato non tanto di raccogliere offerte quanto di dare anche ai bolognesi più distratti la possibilità di fare del bene. Di grande attualità perché stiamo vivendo un tempo in cui,
adolescenti e giovani vivono un momento di grande, un po' con la pandemia, ma anche dal punto di vista culturale, di disorientamento. Sembra che manchino quasi, no, progetti, speranze per il futuro, difficoltà, e avere una Chiesa che sa stare vicino, che sa accogliere, che sa ascoltare i loro messaggi e sa però anche avere il coraggio di educare, cioè di indicare anche vie concrete per una buona umanità, noi certamente alla luce del Vangelo, ma il Vangelo non è contro l'uomo, è per l'uomo.